Un tira e ha durato ore, ma alla fine le popolazioni locali, dopo le vibranti proteste che sono giunte sino alle orecchie del premier Renzi, hanno avuto ragione di quanto chiedevano. I funerali di Stato per le vittime del sisma del 24 agosto si svolgeranno ad Amatrice e non a Rieti, come ipotizzato in un primo momento. Scelta questa che aveva scatenato rabbia e malcontento tra chi, da una settimana, ha perso tutto e vive in tenda. L'ipotesi di doversi spostare per rendere l'ultimo omaggio ai parenti e amici scomparsi per la fuori del terremoto non è andata giù a nessuno, al sindaco di Amatrice Pirozzi per primo, che si è fatto portavoce delle istanze della sua popolazione presso il premier Renzi, fino ad ottenere quanto chiesto lo svolgimento delle sequie ad Amatrice. Ho parlato con Renzi, non ci sarà nessuna cerimonia a Rieti, ma i funerali si faranno ad Amatrice, ha detto il sindaco Sergio Pirozzi ai cittadini che si erano radunati davanti al comitato operativo comunale per protestare contro la decisione della prefettura di Rieti. Il premier ha scritto su Twitter che i funerali si terranno ad Amatrice, come chiedono, ha scritto il sindaco e la comunità locale e come è giusto. Intanto si aggrava ulteriormente il numero delle vittime salite a 292, mentre prosegue la gara di solidarietà per le popolazioni terremotate. Il presidente della provincia dell'Aquila, Antonio De Crescentis, ha inviato una lettera a tutti i primi cittadini della provincia chiedendo un contributo a favore di chi, una settimana fa, è stato travolto dal sisma, mentre il Corecom Abruzzo ha fatto sapere che i gestori telefonici si sono attivati per accreditare 10 euro e 2 giga di traffico dati sui telefonini dei residenti nelle zone colpite dal terremoto. Per ora ha aderito la team, ma anche gli altri gestori stanno valutando proposte analoghe.